Anticipazione una vita. La scoperta di Susanna. Davvero emozionanti sono le puntate della soap iberica che ci stupiranno nel mese di novembre 2020. Susanna incontrerà la sua anima gemella, ma una scoperta che farà sul suo conto la distoglierà dal buon proposito di iniziare una promettente frequentazione. L'uomo che le ruberà il cuore sarà l'affascinante quanto gentile Armando, un ex diplomatico. Quest'ultimo però, dopo essersi sfogato con Rosina, troverà il modo per farsi perdonare dalla sua amata. Tutto ciò segnerà l'inizio di una nuova love story in quel di Acacias. Susanna scopre che Armando è divorziato. In un nostro precedente video vi abbiamo parlato di Armando, un ex diplomatico cortese e gentile, che si stabilirà ad Acacias e si mostrerà fin da subito interessato a Susanna Seller. All'inizio la sarta resterà un po' delusa, in quanto a causa di una serie di equivoci e di malintesi si convincerà che il distinto signore fosse interessato a Felicia. Di qui poi una serie di colpi di scena che porteranno Susanna e Armando a iniziare una frequentazione non priva di scossoni. Un giorno la zia di Liberto deciderà di stupire il suo amato preparando una ricetta francese. Il piatto però risulterà immangiabile e alla fine la donna ribalterà la cena preparando una zuppa all'aglio che, a scanso dei pronostici, stupirà lo stesso il diplomatico, in quanto, come lui stesso preciserà, gli ricorderà la sua infanzia. Susanna trascorrerà dei momenti davvero bellissimi con il nuovo arrivato e si convincerà sempre più che sia l'uomo giusto per lei. Pertanto, dopo essersi confidata con Rosina, deciderà di darsi una possibilità con lui. Ma ecco che proprio quando si starà recando dall'uomo per confermargli le sue intenzioni, verrà a conoscenza di un suo compromettente segreto. Armando è divorziato. Il giorno seguente il diplomatico passerà a trovare la Seller, che nei suoi riguardi comincerà a comportarsi in maniera fredda e scostante. Quasi sembrerà infastidita dalla sua presenza e dalle sue domande. Armando vi resterà malissimo, ma preferirà andare lo stesso avanti. E spiazzandolo completamente, la sarta organizzerà una bellissima sorpresa per lei, pranzare con un designer importante di fama internazionale. Susanna poi lo scioccherà dicendo di non volerne più sapere di lui. Sconvolto l'uomo proverà a indagare sul suo rifiuto, ma la Seller preferirà non andare avanti nel suo racconto. La donna poi, messa sotto pressione, non vedrà altra scelta. Egli dirà a chiare lettere di aver scoperto tutto sul suo passato e un uomo divorziato. Armando non ci vedrà nulla di male in questo e asserirà che con la moglie è tutto finito e di essere molto interessato a lei. La Seller però troverà la cosa inaccettabile e specificherà che non può e non vuole frequentare uomini del genere, in quanto tutto questo va contro la sua morale. Il diplomatico disperato non saprà più cosa fare per convincerla. Così, dopo un'attenta riflessione, non vedrà altra soluzione se non quella di recarsi da Rosina e sfogarsi. La Rubio proporrà all'uomo di avanzare la fatidica proposta di fidanzamento ufficiale a Susanna, e sarà così che Armando deciderà di riservare l'intero ristorante Nuevo Siglo XX alla sua amata per trascorrere una serata romantica e indimenticabile. E ci chiediamo, Susanna accetterà di vederlo? Oppure la sorpresa si risolverà in un flop? Susanna rifiuta il suo corteggiatore nonostante le sue buone intenzioni. Susanna purtroppo non ne vorrà sapere di incontrarsi con Armando e non vorrà dunque nemmeno accettare il suo invito. Rosina però, al corrente della sorpresa romantica, farà di tutto per convincere l'amica e le dirà che i tempi sono cambiati e che non darà scandalo. Alla fine la sarta deciderà di recarsi al Nuevo Siglo XX. Il diplomatico così, dopo una bellissima quanto autentica dichiarazione d'amore, bacerà la sua amata, che resterà profondamente colpita dal suo gesto. I due crederanno di essere da soli e non si accorgeranno della presenza indiscreta di Casilda. Dopo qualche giorno infatti entrambi scopriranno che la cameriera li stava spiando su ordine della Rubio. Imbarazzata, la Seller deciderà di andare a trovare suo figlio Leandro a Parigi per qualche settimana in modo da staccare un po' la spina e riflettere sul da farsi. Ma ecco che all'ultimo minuto, proprio tutto quando sarà pronto per la partenza, una lettera d'amore di Armando basterà a farle cambiare improvvisamente idea. Susanna capirà di essersi innamorata di lui, di non riuscire a stare senza vederlo. Tutto ciò segnerà l'inizio di una nuova storia d'amore? Armando poi, il giorno seguente,
farà un ulteriore passo in avanti per dimostrare le sue serie intenzioni. Si recherà da Liberto, il nipote della donna, e gli chiederà il permesso di poter corteggiare in modo formale Susanna. L'uomo felice gli darà il suo benestare e la sua totale approvazione, ma la sarta, quando lo scoprirà, ammonirà pesantemente il suo amato per la sua audacia e totale indiscrezione. Inoltre gli chiederà di portare pazienza perché non intende finire sulla bocca di tutte le pettegole del quartiere. E gli proporrà di vedersi solo quando sarà realmente sicuro di ciò che vuole. Scioccato Armando affermerà di saperlo già, vuole lei, è innamorato e desidera condividere ogni minima cosa con lei, che ritiene essere la sua anima gemella. Susanna però non riuscirà proprio a digerire il fatto che abbia perso la testa per un uomo divorziato. E nei giorni a venire sarà particolarmente tesa e agitata. Pertanto si chiuderà in se stessa e non vorrà vedere più nessuno. Inoltre, entrerà in crisi per il fatto di non sapere se iniziare un corteggiamento formale oppure meno. Carmen e Antonito noteranno il suo disagio e le consiglieranno vivamente di non farsi troppi problemi e di godersi questa grande opportunità che la vita le sta dando. Susanna ce la farà? E Armando la aspetterà? Siamo certi che questa vicenda ci riserverà non pochi contraccolpi. Appuntamento alle prossime news per scoprirlo! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.